Allora, due parole, opinioni brevissime sul derby giocato ieri sera, vinto dall'Inter per 1-0. Analizziamo alcune scelte di Pioli, la prestazione del Milan, la prestazione dell'Inter. Cominciamo dalle scelte di Pioli che ci hanno francamente lasciato molto ma molto perplesso. Innanzitutto, la seconda volta che Leao parte dalla panchina, per cui ci devono dire che cosa c'è con Leao, perché è il giocatore più talentuoso, è l'unico che può, se decidi di giocare una partita come quella che abbiamo visto ieri sera, come posso dire, di paura, di timore, mettendoti in fase difensiva sin dal primo minuto, è chiaro che l'unico modo è la ripartenza e questa te la può dare Leao, perché è l'unico giocatore in grado di accelerare, di inventarti qualcosa, di andare sul fondo e crossare. In questo momento non lo possono fare. Questa era evidentemente la tattica di Pioli, giocare a specchio, naturalmente 3-5-2 l'Inter, 3-5-2 il Milan. Giocare a specchio con Theo Hernandez e Calabria da una parte, con tre difensori, i tre difensori dell'Inter, Skriniar, Acerbi e Bastoni, con Darmian e Di Marco. Però in questo momento Darmian e Di Marco stanno non bene, ma benissimo, spingono, hanno giocato praticamente da ali esterne, mentre i due esterni del Milan, Theo, è irriconoscibile dopo il ritorno dal Mondiale, e Calabria, anch'esso un giocatore che va ritrovato perché non fa più quelle, come posso dire, uscite sulla fascia destra, perché se tu intendi far giocare Origi e Giroud insieme, è chiaro che non solo hanno bisogno del lancio lungo, ma hanno bisogno soprattutto dei cross dal fondo che in realtà non sono mai arrivati. Quello che ha fatto però impressione è, senza Leao, praticamente hai tolto l'unico elemento di paura che potevi dare all'Inter. L'unico elemento di paura. Dopo Onana, penso che per 85 minuti di possesso palla nel primo tempo contro i 15 del Milan, praticamente un monologo continuo, ed era prima o poi il gol doveva arrivare, è arrivato su calcio piazzato, l'ennesimo subito da parte del Milan, il colpo di testa, era una delle squadre peggiori in quanto a subire, difese peggiori in quanto a subire gol di testa, un Milan intimidito, timoroso, pauroso. Non capisco come puoi pensare di affrontare un derby così passivo, perché è inevitabile che giocatori come Lautaro Martinez, Dzeko, Mkhitaryan, Calhanoglu, Di Marco, Barella, prima o poi ti avrebbero fatto gol. Ed è venuto forse nel modo più semplice, su un calcio piazzato, ma poteva venire diversamente. E devo dire che l'1-0 non è proprio, come posso dire, il riscontro ideale di quello che è successo ieri, perché i tifosi del Milan sono effettivamente preoccupati per il futuro, perché il Milan nelle ultime 7 gare non ci mette solo le 5 di campionato, ma anche le 2 di Supercoppa e Coppa Italia, eliminazione di Coppa Italia, sconfitta in Supercoppa, il Milan ha perso 5 partite. 5 partite in cui ha subito la bellezza di, mi pare di, dunque, sono 14 gol in campionato su 5, una media di più di 3 gol a partita, più ci sono i 3 gol di Supercoppa e l'eliminazione col Torino in Coppa Italia. Per cui una difesa, probabilmente Pioli farà giocare la difesa 3, per cercare, però se fai giocare la difesa 3 avrai più protezione, indubbiamente, ma devi avere più spinta da parte di Theo Hernandez e da parte di Calabria, perché altrimenti non serve a niente. E poi imprescindibile in questo momento un giocatore come Leao. Io non riesco a capire che cosa sia successo, ce lo devono dire, perché non è. È vero che sono stato uno dei primi a dire che lo vedi sbuffare, probabilmente, però è un giocatore che o il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto, oppure se è un giocatore che il Milan vuole fortemente per rinnovare il contratto anche la prossima stagione, lo devi recuperare assolutamente. Per quanto riguarda l'Inter, un grandissimo Lautaro Martinez,
Ottimo anche Dzeko, un ritrovato Lukaku, attenzione perché quest'Inter ha ritrovato Lukaku, è un centrocampo che funziona, però la cosa più che più può far, come posso dire, rallegrare e ben sperare, anche se il Napoli è raggiungibile secondo me, ma per le prossime partite in Champions, in Coppa Italia, tutto, è la ritrovata compattezza della fase difensiva. Con Acerbi, Bastoni, uno Skriniar che ha dimostrato di essere un ottimo professionista, Onana è ingiudicabile perché non ha preso un tiro in porta. Per cui vedremo come il miglior uomo del Milan, a proposito, è stato Tatarusano, perché è troppo facile dare sempre responsabilità a Tatarusano, che ieri ha salvato il Milan in più di occasioni. Per cui direi in questo momento un Milan in grandissima difficoltà che però deve già reagire da domenica prossima contro il Torino. Vedremo come andrà a finire. Leao in campo, mi raccomando.